noi oggi abbiamo messo a fuoco i difetti della politica e credo che, insomma, se vogliamo rigenerarla, visto che stiamo parlando tra persone che hanno un cattolicesimo insito nell'animo, indipendentemente dalle collocazioni, come si è detto poco fa, bisogna anche confessarsi e quindi confessare anche i peccati che sono stati fatti, altrimenti se non c'è autocritica, se non c'è capacità di depurarsi rispetto agli errori, è difficile rigenerarsi. E questo credo che sia un primo aspetto che vada sottolineato. Però permettetemi di dire, sarebbe ancora parziale il nostro ragionamento se noi ci fermassimo ad esaminare soltanto la criticità della politica. Io penso che invece abbiamo di fronte una crisi più vasta e più profonda, che è la crisi della società, che è la crisi complessiva nella quale noi anneghiamo, non solo per aver dissipato alcuni valori fondanti e non aver costruito neanche un nuovo sistema di valori in qualche modo condiviso rispetto ai grandi cambiamenti che hanno interessato il mondo, i processi e le modifiche che ci sono state anche nei rapporti relazionali, nei cambiamenti epocali, nella globalizzazione dei mercati che hanno sconvolto quelle economie produttive, nel rimescolamento delle carte che ha portato sostanzialmente gli stati a perdere pezzi di sovranità, delegandoli a poteri che non erano configurabili sotto il profilo, come dire, di una qualità politica. Monti l'altro giorno ha detto una frase molto bella dal punto di vista, come dire, anche propagandistico. Ha detto: l'Europa siamo noi, che cosa volete? Io purtroppo invece la penso diversamente. Dovevamo essere noi l'Europa, ma non lo siamo, perché manca un animo politico all'Europa. E questo è un problema. Quando dicevo che non dobbiamo fermarci soltanto alla critica alla crisi della politica, e parlo un po' della crisi della società, perché da cattolico noi dovremmo guardarla bene questa società, come si è modificata, per tanti fattori, molti fattori indotti, un'affermazione di quelli che una volta noi ritenevamo essere dei disvalori, che sono stati dal punto di vista anche merceologico venduti per valori sostitutivi. Ma perché non dirlo? Noi abbiamo visto affiorare e affermarsi gli egoismi rispetto alla solidarietà, e la società polverizzata di cui si è parlato prima, lo faceva Mitra mi sembra, è una società che fonda il suo scopo sull'egoismo. Allora c'è molto da fare, soprattutto sotto il profilo culturale, per recuperare quel concetto di solidarietà che supera l'egoismo e consente anche